Quarta domenica di Quaresima, letare, colore rosaceo perché anticipa la risurrezione di Gesù. La nostra fede non è per il soffrire finalizzato a se stesso, per il soffrire, no, non siamo stoici, siamo cristiani. La nostra sofferenza associata a quella di nostro Signore Gesù Cristo sulla croce determina la nostra eternità, eterna la visione beatifica che avremo di Dio per tutta l'eternità. Bernadette Soubirous: il soffrire passa, l'aver sofferto resta. È un grande mistero, ma è così. Ciò che noi offriamo nel tempo sarà determinante per l'eternità. Ciò che noi rifiutiamo nel tempo sarà determinante per l'eternità. Nel primo caso per la gioia eterna, nel secondo caso, ahi noi, per la dannazione eterna, da cui il Dio liberi tutti. E per questo preghiamo, perché nessuno si perda. Preghiera di guarigione, liberazione, consolazione, conversione. L'aspetto più importante è la conversione a Dio, la cosa più importante. Oggi, come dicevo, quarta domenica di Quaresima, il cui colore non è viola, ma è il rosaceo, perché anticipa la gioia della resurrezione. Princeps gloriosissime, celestis milizie, Sante Michele Arcangelo, defende nos in premio, adversus principes et potestates, adversus mundi rectores, tenebrarum harum, contra spirituali nequizie in celestibus. Veni in auxilium hominum, quos Deus ad imaginem similitudinis suae fecit, et a tirannide diaboli emit precio magno. Te custodem et patronum santa veneratur ecclesia, tibi tradidit dominus animas redemptorum in superna felicitate locandas. De pregare Deum pacis, ut conterat Satan superibus nostis, ne ulta valiat captivos tenere homines et ecclesia innocere. Offer nostras preces in cospecto altissimi, ut cito anticipa de nos misericordiae Domini, ed apprehendas dragonem serpentem anticum, quest diabolus et satanas, et ligatus mittas in abissum, ut seducat amplius gentes. Ogni preghiera che noi facciamo non ha un limite, la facciamo adesso, ma è per sempre. E se viene ascoltata, in qualsiasi momento viene ascoltata, mettiamo il caso anche fra 100 anni, quella preghiera è efficace, perché chi l'ascolta la fa propria, chi l'ascolta la fa propria. Diciamo questo perché tantissime persone durante la settimana arrivano messaggi di per qualsiasi problema, impossibile stare lì a rispondere, sarebbe impossibile, assurda una cosa del genere. Noi dobbiamo vivere nella serenità dei figli di Dio, non nell'apprensione, nell'ansia. Allora noi inseriamo già tutti in questa preghiera, che non ha valore, non ha efficacia solo per questa settimana. Ripeto, qualsiasi preghiera, una volta che la preghiera viene innalzata al cielo, è per sempre, non ha limite, perché il Santo Curato d'Ars, nella candela non si distingue più fiamma, stoppino e cera, sono un tutt'uno, e così noi siamo un tutt'uno con Dio. Quindi ascoltare una preghiera di guarigione dopo anni ed anni, per chi l'ascolta è cosa nuovissima, perché la fa propria, mediante la sua fede la interiorizza nel suo cuore, apre il suo cuore a Dio, e quindi non esiste una preghiera svalutata. La preghiera è eterna,
nel valore, perché, come diceva il santo curato d'Ars, ci unisce, ci salda direttamente con Dio, col Signore. San Giuseppe, si avvicina alla tua festa, 19 di marzo, benedici tutte le fasce di età, benedici tutte le fasce di età, dal concepimento fino alla morte. Il Beato Pio IX, il Santo Padre, nel 1871 ti dichiarava custode della Chiesa Universale. Perché nel 1871? I governi avevano preso tutti la piega che hanno oggi, già l'avevano presa dalla Rivoluzione francese. Mi sconoscono la legge morale naturale, non solo la Chiesa Cattolica, e quindi le popolazioni sono confuse. La legalità dei governi è diversa dalla legalità naturale e cristiana. Quindi l'unica che garantisce la legalità naturale è solo la Chiesa Cattolica, solo la Chiesa Cattolica. Ecco perché Bernard Nathanson, il più grande abortista di New York, quello che fece deliberare la legge con un sacco di menzogne, lui che poi lo dichiara da convertito, era ebreo, ma non andò né nella sinagoga e né nella chiesa protestante. Si recò una volta convertito, che scoprì che il bambino che viene abortito si difende, si mette nell'angolo con il suo grido silenzioso. Lui, dopo 90.000 aborti, che notò questo bambino che si metteva nell'angolo per difendersi, provò un dolore terribile, si convertì. Da guaritore, da guarito, diventa grande guaritore, ed è morto girando il mondo, dichiarando a tutto il mondo che il bambino sa che sta per essere ucciso e cerca di difendersi disperatamente con un urlo, con un grido che appunto lui definisce grido silenzioso. E Bernard Nathanson non può andare nella chiesa protestante, nella sinagoga, nella moschea, viene nella chiesa cattolica, si fa battezzare nella chiesa cattolica. Perché? Perché sotto gli occhi di tutti la chiesa cattolica è l'unica che al mondo difende la legge morale naturale. Di fronte a tutte le eresie e a tutte le ideologie una sola forza resiste: il papato. La chiesa cattolica ribadisce dinanzi al mondo intero che tutto ciò che è contro i 10 comandamenti è settario, e tutto ciò che sottostà ai 10 comandamenti, rispetta i 10 comandamenti, sta con timore dinanzi ai 10 comandamenti, perché sono la volontà di Dio, come ci insegna Mosè, già Mosè, allora agisce in modo universale. Quindi purtroppo viviamo questo dramma di un umanesimo ateo, senza Dio, di un umanesimo che sta alla deriva. Non può esserci umanesimo se non c'è legge morale naturale, perché prevale il più forte. E allora, come dicevamo, Nathanson si fa battezzare nella Chiesa Cattolica, muore da cattolico, perché sa che solo nella Chiesa Cattolica, come vescovi francesi di oggi, si può difendere la vita, si può difendere il comandamento di Dio, non uccidere, tutti gli altri comandamenti. San Giuseppe, quindi, tu sei stato dichiarato patrono della Chiesa Universale in un momento terribile. I Savoia presero Roma, la Francia fu sconfitta da Napoleone III, fu sconfitto da Guglielmo di Germania, da Bismarck. Parigi fu presa dai rivoluzionari, mentre il Papa in Roma dichiarava San Giuseppe custode della Chiesa Universale, a Parigi l'esercito doveva scontrarsi con i parigini rivoluzionari, 30.000 morti, ma di tutti i tipi, si uccideva, si,
si facevano atti blasfemi contro la fede cattolica, sempre contro la fede cattolica. Una carneficina fu a guerra chiusa con la Prussia, oltre Sedan, la grande battaglia, tanti morti. Ma nella stessa Parigi gli stessi francesi si stavano macellando l'uno contro l'altro. Perché? Perché le ideologie sono ideologie di odio, le ideologie liberali, demagogiche. E quindi il Papa capì che solo San Giuseppe poteva, solo nostro Signore Gesù Cristo, con l'intercessione dei santi, della sua carissima madre di San Giuseppe, poteva salvare. Solo Gesù, con l'intercessione dei suoi cari, della sua santa famiglia, poteva salvare l'umanità, poteva salvare questa umanità rovinata. Quindi noi dobbiamo essere ottimisti, vediamo queste guerre che non finiscono mai, queste leggi contro i 10 comandamenti che non finiscono mai, che vengono definite diritto addirittura, ma noi non dobbiamo in alcun modo abbatterci. Dobbiamo confidare nell'intervento del Signore, nell'intervento di Gesù, nella conversione dei peccatori. Scendi Spirito Santo, scendi Spirito di benedizione, scendi Spirito di guarigione, scendi Spirito di protezione, benedici le nostre famiglie. San Giuseppe, ti affidiamo tutte le nazioni, riscatta le nazioni, parla con il bambinello Gesù. Santa Teresa d'Avila ce lo insegna: San Giuseppe a Gesù non domanda ma comanda, perché tu, San Giuseppe, sei stato il papà qua giù che l'hai difeso da Erode, dalle forze del male, che l'hai protetto, lui e la Vergine Santissima, la tua sposa qua giù. San Giuseppe, intercedi per le nazioni. San Giuseppe, guarisci l'albero genealogico. Ognuno di noi si porta addosso, porta in sé nel suo DNA, nel bene e nel male, le scelte buone o sbagliate dei propri antenati. Stanno dentro di noi. I vivi, i morti sono vivi. Le scelte dei nostri antenati ricadono su di noi. E quindi San Giuseppe rivisita l'albero genealogico di ognuno di noi. Con la Vergine Addolorata di Castelpetroso, 22 di marzo, tu sei apparso anche tu a Castelpetroso, anche tu. Quindi, e non poteva essere diversamente. Quindi tu e la Vergine Addolorata di Castelpetroso risalite per l'albero genealogico di ogni nostra famiglia. Se vi sono delle ferite che sanguinano dovute ai peccati dei nostri antenati, cicatrizzatele. Cicatrizzatele con il preziosissimo sangue di Gesù. Cicatrizzate l'albero genealogico, guaritelo, riscattatelo, beneditelo, liberatelo. Santa Famiglia, San Giuseppe, Vergine di Castelpetroso, libera con San Michele Arcangelo l'albero genealogico, liberalo da ogni infermità, liberalo da ogni cicatrice, da ogni ferita che ancora sanguina. Cicatrizzala, Spirito Santo di Dio. Opere di misericordia spirituali sono importanti, e le opere di misericordia corporali. Insegnare ai nascenti, a coloro che non sanno, che non conoscono la nostra fede, ma che lo desiderano, perché noi possiamo parlare della nostra fede, ma se i cuori sono ottusi non c'è niente da fare, controproducente. Preghiamo per i cuori ottusi, non ci resta che pregare, mai cercare di dialogare con loro, aggraviamo la situazione, perché non capiscono nulla e sono scristianizzati dalle eresie e dalle ideologie, artatamente scristianizzati, perché è tutto anticattolico. Quindi noi
Dobbiamo pregare per gli ottusi, però insegnare agli ignoranti, i nescenti, coloro che non sanno e che ci chiedono dei consigli, sia nel campo naturale della vita, sia nel campo spirituale. Noi dobbiamo dare i consigli nel miglior modo possibile. Noi dobbiamo farli uscire dalla confusione delle tenebre, come appunto insegna il Vangelo di oggi. Nelle nostre possibilità noi dobbiamo dare il massimo perché loro vengano liberati dalla confusione. Ecco, questo è l'atto di carità più grande che possa esistere: aiutare le persone che ignorano e poi aiutare quelle che sono nel dubbio. Quando una persona è nel dubbio è una cosa terribile, non sa, si barcola nel dubbio e quindi non sa dove andare, se da una parte o dall'altra. Alcuni medici dicono ti devi operare, altri no, ti devi fare solo la terapia, nessun intervento. Io devo prendere la facoltà universitaria, prendo questa o quest'altra, mi sento attratto da tutte e due. Allora chiedo consiglio a chi sa più di me. E quindi chi dà i consigli, chi rassicura i dubbiosi su ciò che devono seguire, fa un grandissimo atto di carità. Consigliare i dubbiosi, insegnare ai nescenti, non agli ignoranti. L'ignorante è colui che dovrebbe sapere, non sa ed è presuntuoso, ecco, ignora ciò che dovrebbe sapere, quindi arrogante. Invece il nescente è colui che non sa e chiede aiuto. E poi le opere di misericordia corporali, tra le più importanti l'alimento, ma siamo sempre lì: aiutare chi è nel bisogno materiale, ma aiutarlo soprattutto a trovare Gesù. L'alimento materiale via all'alimento spirituale, a portarlo a Gesù, a portarlo alla fede. E tra queste opere vi è una oggi, che seppellire i morti. Dobbiamo riscoprire, Gesù è stato seppellito. I nostri antenati tali ci seppellivano. Come si chiamano coloro che rubano? Coloro che rubano? I tombaroli. Vengono, coloro che rubano le cose archeologiche, le cose antiche, vengono detti tombaroli, perché le tombe sono i luoghi più preziosi in cui noi troviamo gli oggetti della civiltà. Perché i familiari ponevano gli oggetti più cari, più belli, accanto ai defunti. E i defunti, ecco perché sono importanti, sono stati sempre importanti. Le metropoli, le città ferme sono nate perché i nostri antenati nomadi non abbandonassero i defunti, non lasciassero le tombe dei defunti. Questo è importantissimo, fratelli e sorelle. Le necropoli sono venute prima delle metropoli, prima i cimiteri per intenderci, e poi sono state le città costruite accanto ai cimiteri per non lasciare i propri defunti. I nostri hanno smesso di essere nomadi. Invece oggi cremazione a non finire, non si sa più neanche dove stanno le ceneri di un defunto, e così le radici non ci sono più. C'è il vuoto. Quando un pronipote, dove sta questo bisnonno? Dove è sepolto? Fu cremato per la sua volontà, le sue ceneri furono buttate. C'è un vuoto terribile. Invece quando va al cimitero, vede una tomba, vede le date, vede, tocca con mano, come vede in questa chiesa, sa dove stanno le sue radici. Ecco perché seppellire i defunti è la regola più giusta, è la regola più naturale. Conservare le loro reliquie, perché i discendenti sanno dove stanno. Abbiamo fatto l'esempio antico
delle necropoli e delle tombe. Abbiamo detto che tombaroli significano proprio questo, che le tombe sono i luoghi privilegiati per conoscere la cultura, gli oggetti di un popolo, perché il rapporto di vita e morte è stato sempre forte. L'affetto fra i defunti e i vivi è stato sempre un affetto terribile. Invece oggi scopriamo cose: nessuno muore sulle tombe dei cattolici, fratelli e sorelle, nessuno muore finché viene ricordato. Ma che stiamo a scherzare? Sono frasi neanche pagane. Nessuno muore finché nella mente dei vivi. Ma noi non siamo nulla, la vita attuale non è nulla di fronte già alla storia. Cosa siamo? Siamo pochi decenni. Già all'interno della storia umana noi apparteniamo a pochi decenni. Quindi che significa nessuno muore se resta nella mente di chi li ama, di chi li pensa in questa vita? Questa è una frase che non è degna neanche del sano paganesimo. Questa è una frase proprio atea, a 360 gradi. Purtroppo non si consigliano da noi sacerdoti quando scrivono sulle lapidi. Non si consigliano con noi. Un disastro. La cremazione. L'urna deve andare al cimitero perché deve attendere la risurrezione. Oggi c'è stato il colore rosaceo per la risurrezione di Gesù. Il colore rosaceo. Abbiamo celebrato nel corso della Quaresima la risurrezione di Gesù. Quindi noi che ci nutriamo del corpo di Cristo qui sull'altare, poiché i nostri corpi si sono nutriti del corpo di Cristo, sono reliquie sante che nel cimitero attendono la risurrezione, devono stare in una tomba. Anche se cremate, l'anfora, l'urna deve essere sigillata, chiusa nella tomba, non stare oggetto mobile nell'oculo, deve essere murato il loculo in modo che nessuno possa profanarla, possa asportarla, possa portarla via. Oggi c'ho mamma in quell'angolo della casa, c'ho mio padre in quell'angolo lì, mia nonna disse mi devi buttare nel fiume le ceneri. Fratelli e sorelle, diamoci una regolata. Viviamo una confusione che fa spavento. Quindi anche la persona cremata, per il cattolico, per la fede cattolica, deve riposare il suo corpo, deve riposare nel cimitero. Perché ve lo dico? Perché molti defunti stanno andando in sogno ai loro cari e lamentandosi che la cremazione è stata una scelta sbagliata. In questa concezione atea, perché nella concezione cattolica prendere le ceneri e murarle nella tomba al cimitero con tanto di scritta, questo è importante. Ciò che non viene fatto, si abbandona tutto all'antimemoria. Ma cosa vuoi che uno che resta vivo, quanti decenni può vivere? Quindi chi è in possesso di quelle ceneri prima o poi diventerà anche lui defunto, e chissà quelle ceneri se le tiene in un angolo in cui non si sa dove. Finisce tutto, fratelli e sorelle. Ecco perché seppellire i morti nel modo giusto è uno dei precetti della fede che oggi deve essere rivisto, perché il più profanato. Siete d'accordo sì o no? Siete d'accordo? Sì o no? Ditelo. Io parlo, poi io dico dove sta? Vado al cimitero, dove sta? Oppure dopo il funerale, no, per caro funebre non va al cimitero, dove va? Faccio? E parte per il crematore. Una cosa che è diventata normale, noi non siamo informati di nulla e pensano che un fatto loro, intimo, di famiglia, senza sapere che il funerale cattolico deve essere gestito dal parroco, dal vescovo, dall'autorità diocesana, il vescovo delle dei parroci. Siamo entrati in un concetto, questa è tutta massoneria, però, proprio per distruggere le radici. E così poi si va nella depressione. Scendi Spirito Santo, benedici tutti gli aspetti della vita, benedici la famiglia, libera la famiglia
da ogni male, libera la famiglia da ogni incomprensione, da ogni divisione, da ogni discordia, Spirito Santo di Dio, da ogni tradimento, non solo l'adulterio, ma da qualsiasi vizio, libera la famiglia dai 7 vizi capitali. Scendi, Spirito Santo, scendi nella scuola, benedici la scuola, Spirito Santo di Dio. San Giuseppe da Copertino, benedici la scuola, dal bidello fino ai presidi, benedici tutti, benedici gli studenti, fa che non entrino nel panico e fa che tutti terminino il diploma e la laurea, perché alcuni si fermano agli ultimi esami e non vanno più avanti. C'è la presenza del male. Gesù libera tutti gli studenti dagli impedimenti. San Giuseppe da Copertino, 18 settembre, patrono degli esaminanti, patrono degli studenti, scende a difesa di tutti gli studenti, soprattutto di quelli volenterosi, degli insegnanti per vocazione, proteggili. In un mondo come il nostro, in cui i valori purtroppo sono assaltati, San Giuseppe da Copertino dà forza agli insegnanti per vocazione, agli insegnanti veramente seri. Scendi, Spirito Santo, scendi nel lavoro. San Giuseppe, benedici il lavoro. San Giuseppe, benedici il lavoro. Quando c'è tutto l'impegno, ma il lavoro arriva a 100, a 99, ritorna a 10, c'è l'impedimento, c'è il maleficio. Quindi assolutamente bisogna pregare. Con le sole forze umane non ce la facciamo. Bisogna pregare, bisogna partecipare alla messa la domenica. Mai lasciare la messa la domenica. E pregare, e rispettare i 10 comandamenti, come dicevamo. San Giuseppe, benedici il lavoro, libera qualsiasi attività dall'impedimento. San Isidoro l'agricoltore, tu e Santa Turibia, benedite i campi, benedite il mondo rurale, benedite i campi, benedite il mondo rurale, dalla coltivazione, in tutte le coltivazioni, dalla ratura del campo per la semina fino alla crescita e al raccolto. Proteggete l'agricoltura. San Isidoro da Madrid e Santa Turibia coniugi, benedite e proteggete il mondo agricolo, soccorretelo adesso che sta avendo tutti questi problemi a causa delle ideologie molto discutibili, che di scientifico hanno ben poco. Scendi, Spirito Santo, benedici gli animali, fa che gli animali non vengano idolatrati, che è peccato, ma non vengano nemmeno torturati, perché sono ingannabili e non possono difendersi. Quindi se vi sono degli animali che vengono torturati e non possono sottrarsi ai padroni tiranni con la fuga, fateli morire di colpo, sottraeteli con la morte, fateli morire. Sant'Antonio Abate, San Filippo Neri, Beato Egidio da Taranto, San Camillo de Lellis, San Francesco di Paola, Sant'Egidio Abate, santi tutti che avete amato gli animali, difendeteli, soccorreteli, però devono stare al loro posto. Anteporli agli affetti umani è peccato, è peccato. E neanche loro lo vogliono, loro vogliono la loro libertà, nella morbosità. Non se ne hanno che fare con la morbosità, qualsiasi eccesso è sempre qualcosa che rovina tutte le creature del creato. Scendi, Spirito Santo, benedici il matrimonio e il fidanzamento. Benedici il fidanzamento. Quando il fidanzamento viene più volte interrotto e ogni volta vi sono tutte le possibilità, tutte le garanzie, tutte
ribadiamo, vi sono tutte le possibilità perché possa decollare, possa andare al matrimonio, ma viene interrotto ogni volta inspiegabilmente, vi è il maleficio. Quando il fidanzamento viene interrotto e quando si ha il problema che ci si innamora di persone sbagliate, quando ci si innamora continuamente di persone sbagliate e vengono rifiutate quelle giuste, secondo i 10 comandamenti, siamo nel maleficio, siamo nel maleficio. Scendi Spirito Santo, benedici il fidanzamento, benedici la famiglia. San Camillo dell'Elis, patrono universale di infermi, Vergine di Lourdes, di Castelpetroso, 22 di marzo, si avvicina la festa. San Giuseppe Moscati, San Giuseppe Moscati, San Biagio Taumaturgo, San Ciro, San Pantaleone, Santi Medici Cosma e Damiano, Santi Abati del Medioevo, Medici, Santi Abati Medici del Medioevo, scendete in difesa degli infermi, soccorrete gli infermi e le loro famiglie e chi li cura, soccorrete gli infermi e chi sta loro accanto, a partire dai familiari. È penoso quando sentiamo una persona che ritorna dalla chemio e ti senti dire in famiglia stessa, i miei figli, il mio coniuge, non mi chiede come stai, come sta andando, niente, non mi chiede niente, non mi chiede niente, quell'indifferenza, quell'abbassare gli occhi, quel continuare a vedere il programma televisivo, a vedere il cellulare, questa freddezza non va bene, fratelli e sorelle, non va bene. Ricordiamoci che un familiare che dà un sorriso, che guarda negli occhi, che chiede, quell'affetto vale più della stessa chemio, vale più della stessa radio, perché l'affetto è importantissimo, trasmette guarigione, trasmette liberazione. Quindi, santi tutti i protettori degli infermi, soccorreteli nelle diagnosi, soccorrete tutti noi infermi sotto qualsiasi patologia, perché tutti siamo presi dalle infermità fisiche, psichiche e spirituali, soccorreteci tutti, soccorreteci, guariteci. Chi di noi non ha un'infermità? Ce l'abbiamo tutti, però quelle gravi, quelle che comportano veramente, che prostrano una famiglia, quelle gravi che non sono il cui corpo tu non sei più padrone, non sei più, non diciamo padrone, non puoi più disporre del tuo corpo, ma il tuo corpo deve recarsi negli ospedali, quindi nelle cliniche, negli ambulatori, nelle varie sedi della medicina, per le diagnosi, per gli interventi, per le cure. Allora veramente le famiglie sono in grande difficoltà e voi dall'alto soccorretele, soccorretele, anche se la scuola dell'infermità, della patologia è indispensabile per capire e comprendere la croce di Gesù, che è la nostra salvezza per la resurrezione. Quindi la sofferenza è preziosissima, intesa, interpretata nel senso cristiano, non è inutile, non è inutile, quindi dobbiamo leggerla così. Il Signore la permette perché è geloso di noi e vuole che noi non abbiamo tutti e due i piedi sulla terra, ma già uno deve stare nel paradiso. Gesù, per intercessione dei santi della medicina, guarisci i nostri infermi, soccorrili, proteggili, li deponiamo qui sul tuo altare, ne sono tanti, inutile, impossibile fare nomi, ma sappiamo chi sono
quelli gravi e ti chiediamo di guarirli, preziosissimo sangue di Gesù, ma soprattutto nel cuore, nell'anima, ti chiediamo la guarigione. San D'Alfonso Maria dei Liguori, Santa Susanna in mezzo ai due giudici iniqui, San Giuda Taddeo, scendete nei tribunali, scendete nei tribunali e nei penitenziari, e nei penitenziari. Troppo sangue innocente, rovinato nella libertà e nei beni, troppo sangue innocente. Fate che i magistrati, che i giudici, che gli avvocati giusti, seri, di vocazione, rafforzino sempre questa loro vocazione, siano scrupolosi, non si lasciano avvicinare da nulla, ma siano scrupolosissimi, disponendo della libertà e della proprietà degli altri, del prossimo, e toccate il cuore di quelli che non lo sono, perché lo diventino, perché lo diventino. Riscattate gli innocenti danneggiati e toccate il cuore dei criminali, perché i criminali condannati giustamente si riscattino nella fede, si riscattino nella fede, anzi considerino il penitenziario come proprio strumento di benedizione divina per convertirsi a Gesù, per salvare la propria anima. Scendi, Spirito di Dio, benedici tutti gli aspetti della vita e liberali dalle maledizioni, dai malefici. Non spieghiamo ora gli altari delle tenebre, li abbiamo spiegati in lungo e largo nelle altre preghiere di liberazione. Sono loro la causa di tutta la rovina delle famiglie, delle nazioni, della storia umana, gli altari delle tenebre. Ma ricordiamo, mai dare la maledizione, mai dare la maledizione. Povere famiglie che se la portano addosso, povere famiglie, soprattutto quando le madri si inginocchiano e danno la maledizione e la confermano, non è che la danno per rabbia e se ne pentono, con tutta la lucidità la riconfermano. Allora, poveri figli, poveri nipoti, poveri eredi, Gesù, liberaci dalla maledizione. Qualora fosse stata data, qualsiasi responsabile deve pentirsi e deve benedire, perché la maledizione è un boomerang, rovina tutti, chi la riceve, ma prima o poi la famiglia di chi l'ha data. La maledizione gira, ma poi ritorna, prima o poi ritorna chi la tira, matematico. Quindi Gesù, liberaci dagli altari delle tenebre. Scendi Spirito Santo, scendi Spirito di Dio. Qualsiasi aspetto della vita venga danneggiato da Satana, dalla salute alla famiglia, dal lavoro allo studio, dal fidanzamento a qualsiasi altra attività, qualsiasi altro aspetto della vita, questo aspetto venga danneggiato da Satana, Spirito Santo di Dio, preziosissimo sangue di Gesù, ricaccialo nell'inferno, in modo che non possa più rovinare il genere umano. Scendi, Spirito Santo, scendi, Spirito di Dio, su tutti gli aspetti della vita presente, e scendi risalendo l'albero genealogico e guarendo laddove l'albero genealogico dovesse sanguinare, cicatrizzalo, Spirito Santo di Dio, cicatrizzalo col tuo amore. Scendi, Spirito Santo, riscatta tutti gli aspetti della vita, libera la vita dalla depressione, libera la vita dal suicidio. Il suicidio è la presenza di Satana che porta alla disperazione. Libera le famiglie dal suicidio e liberale dalla presunzione di salvarsi senza il proprio impegno. Io non faccio nessun peccato, io sto bene, io non devo chiedere perdono di nulla perché io sto a posto,
la mia coscienza non mi... No, tutti sbagliamo, impossibile. Questo comportamento è suggerito da Satana, tutti sbagliamo. Io vi dico, chiunque guarda solo con gli occhi desidera cose sbagliate. Quindi come fai a dire io non ho nessun peccato, io questo, io... vabbè, chiudiamo, abbiamo compreso. E ora dopo la preghiera di guarigione, liberazione, conversione, consolazione, passiamo all'esorcismo delle cose. Le cose vanno esorcizzate, cioè chiunque, sacerdote, ministro sacro, anche diacono, quindi vescovo, sacerdote, diacono, possono esorcizzare le cose, le persone no. Nella diocesi di Senna Venafro abbiamo Fra Pio Maria, che si trova a Sessano del Molise, nella parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine. Lui è l'esorcista della diocesi di Senna Venafro. Solo lui può tenere riti di esorcismo. Noi solo preghiere di liberazione, quella che abbiamo appena celebrato adesso. Ora esorcizziamo le cose. Esorcizzo te qualsiasi oggetto nobile. Innanzitutto l'acqua, il sale, l'olio, gli alimenti, la macchina, la casa, la tavola da pranzo, il letto nuziale, le camerette. Qualsiasi cosa di caro appartenga alle nostre famiglie, qualsiasi oggetto nobile, noi ti esorcizziamo, oggetto nobile, in nome di nostro Signore Gesù Cristo, per intercessione della Madonna Addolorata di Castelpedroso, di San Giuseppe, per intercessione dei santi martiri, dei santi arcangeli, affinché tu, oggetto nobile esorcizzato, nel nome di nostro Signore Gesù Cristo, perché tu diventi terrore, perché tu, oggetto nobile esorcizzato, diventi terrore per gli spiriti infernali. Ovunque essi si trovino, sia in persone che animali che in cose, tu lo ricacci nell'abisso senza che possa più rovinare il genere umano. Esorcizzo te qualsiasi oggetto ignobile che sei stato trasportato nelle nostre famiglie dagli stessi demoni, dagli altari delle tenebre, affinché tu, oggetto ignobile occultato, venga raggiunto dal solo sguardo di Maria Vergine, dal solo contatto col martello di San Giuseppe, al solo contatto con la spada di San Michele Arcangelo, tu venga disintegrato, tu venga annientato e perda tu, oggetto ignobile esorcizzato, perda tutta la tua efficacia malefica, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E ora passiamo al sacramento dell'unzione degli infermi, perché il Signore ci liberi da ogni infermità dell'anima, del corpo e dello spirito. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.